stiamo vivendo per quanto riguarda il caro bollette autentici drammi negli ultimi tempi. Il Consiglio europeo stima degli incrementi del gas nella seconda metà del 2021 per il 170%. ARERA in Italia stima incrementi, questo nel primo trimestre del 2022, per il 55% per l'elettricità, del 41,8% delle tariffe sul mercato tutelato. Ma non basta, per quanto riguarda i costi delle imprese sono da sempre maggiori in Italia rispetto alla media europea. Confartigianato stima un differenziale assolutamente molto alto del 25,5% per le imprese italiane nel periodo da 2008 al 2020 rispetto alla media europea. Per questo chiediamo che cosa intenda fare il governo, soprattutto adottando delle misure di carattere strutturale per porre rimedio a questi autentici drammi. Grazie, Presidente. Il governo è intervenuto con il decreto legge numero 4 del 2022, cosiddetto sostegni ter. Tali interventi, realizzati nei limiti delle risorse disponibili all'atto dell'adozione del decreto, hanno solo in parte mitigato l'aumento dei costi di produzione, circostanza di cui il governo è ben consapevole. Noi di Azione non siamo soddisfatti di questa risposta. Ecco, i provvedimenti del governo hanno solamente in parte mitigato, ha appena detto il ministro D'Incà, e questo non basta, perché bisogna fare molto di più e non abbiamo parlato per niente di interventi strutturali come da noi richiesto nell'interrogazione. Per quanto riguarda il breve termine, il nostro centro studi propone di utilizzare le risorse derivante dalle aste dell'ETS, sia la parte vincolata sia la parte non vincolata, per prolungare a tutto il 2022 l'azzeramento degli oneri generali di sistema. Non si è parlato per niente dell'utilizzo delle riserve strategiche di gas che potranno essere utilizzate cedendone una parte a basso costo, a prezzo di costo, e stiamo parlando di 5 miliardi di metri cubi. Poi ancora, per quanto riguarda il breve termine, non abbiamo parlato per niente della tassazione degli extra profitti che stanno interessando numerosissime imprese, soprattutto delle energie rinnovabili. Li potremmo tassare secondo delle modalità che siamo disposti ad approfondire all'80%. Si tratta di 10 miliardi di euro di extra profitti. Poi ancora, per quanto riguarda le misure a medio e lungo termine, dobbiamo andare a snellire, ecco, le procedure autorizzative. Stiamo parlando del 5% nell'asta del 2021, a giugno, di tutte le possibilità che ci sono state, ecco, che è stato sfruttato solamente il 5%. Ma ancora, bisogna attingere ai 45 miliardi di metri cubi di gas che sono nel nostro sottosuolo e avviare un nuovo piano di esplorazioni. Bisogna ancora, ecco, riformare il meccanismo di attribuzione del prezzo per le energie rinnovabili, tenendo in considerazione la curva dei costi delle imprese. Ed infine, dobbiamo anche intervenire sulle aliquote delle royalty, allineandole alla media europea ed eliminando le esenzioni sotto certi volumi di produzione. Insomma, Concluda. signor Ministro D'Incà, dice bene lei, abbiamo solo in parte mitigato. Ma visto che i problemi energetici delle imprese italiane vengono molto da lontano e ne abbiamo parlato, ecco, bisogna adottare immediatamente più Ringrazio. forti provvedimenti a breve termine e provvedimenti di carattere strutturale. Grazie, Presidente.